finale di stagione nel girone C di prima categoria non poteva avere un epilogo più esaltante. L'annata, vissuta su continui capovolgimenti in vetta alla classifica, non è riuscita ancora a dirimere il verdetto più importante, ovvero il nome della vincitrice prossima partecipante al campionato di promozione. Sul neutro di Silvi, Vispe nella 90 e 2000 Calcio Acqua e Sapone si giocano l'ambito traguardo. La difesa più impenetrabile del raggruppamento, quella pianellese, dovrà vedersela con l'attacco più prolifico insieme al Popoli, quello della seconda squadra di Montesilvano. In avvio di Giacomo non corre grossi pericoli sul tiro dalla distanza della Vis. Il 2000 Calcio replica con il tiro piazzato di Bonvivere, controllato senza problemi dall'attento Morretti. La gara vive sempre sul filo dell'equilibrio, ma non disdegna le emozioni forti. Al 34esimo la squadra del general manager D'Ambrosio reclama il penalty per un presunto contatto ravvicinato tra Luciani e Palmucci, che il direttore di gara non ritiene di dover sanzionare. In chiusura di frazione la Visse prova a pungere con il sinistro dalla distanza di Donato Di Gregorio, bloccato in due tempi da Di Giacomo. La ripresa, assolutamente impalpabile, si ravviverà nelle battute conclusive della contesa. Al 38esimo Bonvivere prova a beffare Morretti fuori posizione, che riesce comunque a rimediare abbastanza agevolmente. Un minuto dopo Gianmarinaro sciupa una clamorosa opportunità, schiacciando al lato da favorevole posizione. La Vis d'altro canto è sfortunata al 40esimo, quando scheggia con Luciani la parte alta della traversa. La sfida sembra avviata verso i tempi supplementari, ma il 2000 Calcio ha la forza di crederci sino in fondo e beffa i rivali sul filo di lana, con Di Biase che pesca il jolly con un magistrale calcio dal limite che toglie le ragnatele dalla porta difesa da Morretti, facendo esplodere di gioia i tifosi del 2000 Calcio Acqua e Sapone, che festeggiano in zona Cesarini lo storico approdo nel prossimo campionato di promozione. La Vis, uscita sconfitta, ha comunque la possibilità di rifarsi prontamente con le imminenti sfide di playoff. Dalle comunale di Silvi, 91esimo, la partita naturalmente è finita. Il verdetto, il giudice insindacabile è stato il campo, che ha detto l'Acqua e Sapone nel campionato di promozione. Allora, Presidente, non ci sono parole per evidenziare la tua soddisfazione. In questo momento è difficile dire qualcosa o dire delle parole. Questa è una gioia che tocchiamo immensamente, perché è da 3 anni che questi sacrifici andiamo avanti. Abbiamo fatto 3 volte i playoff e questa è quella che sia stata decisiva. Una dedica particolare? Ringrazio i dirigenti, Acqua e Sapone, che ci ha permesso di arrivare anche a questi obiettivi. Giustamente è un coronamento che tutta quanta la società e la squadra possiamo fare. La ringrazio a tutti i tifosi e chi ci ha sostenuto oggi. Grazie. Naturalmente non poteva mancare il massimo esponente della società, il dottor Barbarossa. Allora, non ci sono parole per un traguardo raggiunto con tanti sacrifici, per cui ecco, la soddisfazione è doppia. Beh, un traguardo costruito nell'intero arco del campionato, perché la squadra è stata sempre nelle primissime posizioni. Quindi ha fatto un campionato strepitoso. Anche il Pianella, è un peccato che due squadre così devono fare uno spareggio per la promozione. Era giusto che passassero tutte e due, però il verdetto del campo è quello giusto, quindi la squadra si è comportata molto bene, ha vinto questo campionato con grande merito. Grande merito va a Vincenzo Verlande, a tutti i dirigenti, gli allenatori, i ragazzi che veramente hanno fatto una cosa strepitosa, un'amalgama eccezionale. Sono veramente una grande famiglia, ma lui d'altronde c'ha tante squadre e tra l'altro si distingue un po' in tutte le categorie. Bisogna fare un grosso monumento a Vincenzo, che fa tanti sacrifici per raggiungere questi risultati. Comunque è come un papà per tutti questi ragazzi, è una grossa responsabilità verso i ragazzi, verso le famiglie. Un bocca al lupo per l'anno prossimo. Vediamo. Speriamo che si distingue in un certo modo come quest'anno, non troppo, perché poi crescono i costi. Allora, Presidente Ferrone, nel suo viso tanta amarezza, tanto dispiacere, una punizione galeotta sul finire della partita, però la Vis Pianella comunque esce a testa alta dopo aver giocato una gagliarda gara come al solito. Ma no, non sono deluso, ci tenevo particolarmente a farla, però
il calcio è questo, noi comunque siamo arrivati primi insieme a loro, adesso poteva succedere di tutto, niente di compromesso, però non è che ne faccio più tanto un dramma, dispiace perdere al 92esimo un calcio di punizione così beffardo. Sicuramente avremmo meritato come loro di salire in promozione, adesso giocheremo i playoff con la stessa carica, lo stesso entusiasmo che avevamo in questa partita. Credo di non essere stato inferiore a loro, ripeto, una punizione ci può stare, purtroppo è dal 92esimo, eravamo supplementari, loro secondo me sul piano tattico erano molto scesi, noi correvamo molto di più di loro. Adesso domenica prossima con Raiano cercheremo di fare il risultato per tornare su per i playoff. Mister Bianchi, comunque è stata una bella cosa, una bella avventura, il calcio è questo, va accettato così com'è, comunque lode alla sua squadra che è uscito indenne da questo incontro, poi la punizione, Galeotta ben tirata pure dall'avversario, comunque adesso c'è questa lotteria dei playoff, sicuramente è una pagina ancora indelebile da parte della tua squadra. Ma sono troppo amareggiato per l'esito di questa gara per poter pensare in questo momento ai playoff, però non posso rimproverare nulla ai miei, purtroppo il calcio è fatto di episodi, nel momento migliore nostro abbiamo avuto un'occasione con Corrado e una traversa con Fabio Luciani, in contropiede abbiamo preso punizione al 92esimo, calciata benissimo da Di Biase, abbiamo preso gol, abbiamo perso spareggio.